Siamo qui con Kevin Iopa. Oggi successo comunque meritato, anche se è stato un po' più difficile di quello che si pensava. Sì, oggi è stata una bella partita, però anche se mi sono fatto male, però abbiamo vinto e abbiamo cercato di portare a casa i 3 punti, ce l'abbiamo fatto, quindi dobbiamo pensare a altre partite. E qual è stata la difficoltà oggi? Oggi il campo non era abbastanza bello per noi, perché non siamo abituati a giocare su un campo in erba, queste cose un po'. Siamo abituati a giocare tipo sui campi sintetico, queste robe, quindi soprattutto io ero in difficoltà a giocare un po', cioè. Siamo qui con Alberto Marinaro, allora 4-1 oggi, ma più sudata di quello che si pensava. Boh, sì, pensavamo che fosse più facile la partita, anche perché loro erano gli ultimi in campionato. Però cioè, già dall'inizio abbiamo dimostrato la nostra predominanza sul campo. Dopo, nel secondo tempo, hanno segnato pure loro con un rigore che secondo me non era molto giusto, ma l'arbitro l'ha segnato e loro dopo hanno realizzato. Però comunque abbiamo mantenuto il possesso, abbiamo mantenuto il nostro gioco e alla fine abbiamo vinto, anche se ci sono stati dei casini in campo. Siamo qui con Enrico Gelicrisio, vice capitano. Descrivimi il tuo gol. Boh, è un bel passaggio filtrante di Giovanni Versa. Io ci ho creduto su quel pallone, sono andato, ho anticipato il portiere e mi tratta. Quali sono state le difficoltà nella trasferta di oggi? Il campo sicuramente, noi siamo abituati a stare sul sintetico, il campo era comunque pesante per noi, abbiamo fatto il massimo che potevamo e abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali per la nostra classifica. E adesso 2 partite da non sbagliare contro avversari importanti. Sì, abbiamo l'assenza di Nemanja, però cercheremo comunque di fare il massimo lottando su ogni pallone, speriamo bene.